posti! Siete pronti? Via! Ehi, mano fredda, questa non è una battaglia aerea! A qualcuno interessa vedere delle autentiche acrobazie? Il famoso giro della morte all'indietro di Baloo! Mi tolgo il cappello davanti al tuo aereo di carta, Baloo. Ma quando si tratta di far volare qualcosa di serio, è meglio che tu rimanga nell'hangar. Un pilota che sa reggere la cloche lavora per i migliori, tu invece dipendi da un non pilota e per di più femmina! Rebecca è il cervello di questa società. Lei pilota la scrivania mentre io piloto l'aereo. Hai pilotato la banchina questa settimana, cosa c'è? Hai troppa paura del cielo? Ehi, zucca vuota! Il fatto è che stiamo aspettando un cliente molto importante, il signor Robert Consegno. Del servizio consegne per contrassegno. Buona giornata, signori. Baloo, è arrivato il nostro cliente? Il vostro non so, ma il mio è già qua. Senta un po', signora Cunningham. Mano Fredda mi ha informato di volare per una compagnia diretta da gente di grande esperienza, che ha il brevetto di pilota e che ha barba e baffi, soprattutto. Che c'entrano barba e baffi con il trasporto delle merci? Il cliente vuole avere a disposizione l'uomo migliore e questo fatto la elimina dal gioco, signora. È già il terzo cliente che perdiamo questa settimana. Sono le maldicenze che Mano Fredda mette in giro sul tuo conto la causa di tutto. È la persona più in gamba negli affari che alla fine prevale. E io lo dimostrerò, se soltanto sapessi come. Ecco cosa può fare uno che come pilota è negato: suonare la gran cassa. Come mai non stai librandoti nell'azzurro cielo, zucca buona? Ho deciso di prendermi una pausa per iscrivermi alla grande caccia al tesoro aereo. Non capisco perché la facciano ancora. L'ho sempre vinta io, tutti gli anni. Solo perché io non ci ho partecipato. Oh, forse non ti ha dato il permesso il tuo boss in gonnella? Dimmi, Baloo, come diavolo fai a volare con tutti quei nastrini e quei pizzi fra i piedi? Adesso basta! Che importanza ha se il mio principale è una donna? Andiamo! Voglio colpire Mano Fredda laddove gli fa più male, nelle sue medaglie! Dunque, vorreste partecipare alla grande caccia al tesoro aereo, non è vero? Ma sono regole complicate. Noi vi diamo alcune istruzioni e voi dovete interpretarle e trovare le cose che abbiamo nascosto. Chi torna per primo e con più oggetti vince. Liscio come l'olio. Pilota. È il migliore. Benivolo. Imbattibile. Sponsor. In che senso? Dovete essere sponsorizzati da uno degli aeroclub locali. La competizione comincerà alle 3 in punto. Baloo, bisogna trovare subito uno sponsor. C'è una cosa che sarà ancora più difficile da ottenere. E di che si tratta? Chi glielo chiede un pomeriggio libero a Rebecca? Becky, voglio dire, Rebecca, avrei bisogno di parlarti. Anch'io devo parlare con te, Baloo. Ti dispiacerebbe avere il pomeriggio libero? Dunque, Rebecca, stammi bene a sentire. Hai detto pomeriggio libero? Sto lavorando a un'idea che servirà ad ingrandire il nostro giro d'affari e quindi devo chiudere l'ufficio per un po'. Oh, è un grosso sacrificio, ma se è per il bene dell'azienda, allora... Lo è, fidati di me. Andiamo, ragazzo, ce l'ho fatta! Adesso siamo soltanto io, te e il Sidak. Baloo, il Sidak non fa parte dell'accordo, ne ho bisogno io. Ma tu non sai pilotare. È per il bene della nostra azienda. Va bene, in questo caso andiamo, Kit. Lei saprà fare i conti, ma io so come volare.
ci troveremo uno sponsor che ha l'aereo ma non ha il pilota. C'è un'importante gara da disputare e io sono quello che può vincerla per il vostro club. Mi chiamo Baloo e sono celeberrimo per il giro della morte all'indietro. Oh, certo, ho sentito parlare di te. Sei quella mammola che ha per capo una femminuccia! Oh, non te la prendere, piccoletto. Non è certo l'unico aeroclub in città. Accidenti, Baloo. Solo perché lavori per una donna. Spero che non ti dispiaccia se metto una buona parola sul tuo conto presso gli aeroclub che conosco. Già, ma se trovo qualcuno che mi dice di sì, te la farò vedere io. Baloo, c'è un unico club che potrebbe essere abbastanza scemo da sponsorizzarti. Le figliole dell'aeronautica. Le figliole dell'aeronautica? Proprio così. Bisogna essere delle femminucce per farne parte. Tu mi sembri davvero perfetto. È ora che qualcuno metta a posto quel gradasso. Io parteciperò alla competizione. Ma chi ti sponsorizzerà? Non ti preoccupare. L'importante è che tu controlli che le cuciture siano a posto. Gente. Kit, ora hai davanti a te... Tan Margaret! Ciao, Tan Margaret! Sono contenta tu sia qui. La nostra miglior pilota non ha trovato una babysitter. Com'è forte la tua stretta di mano, Tan! È per via del lavoro maschile che faccio! Ma certo, sorella! Ehi, hey, Miss Margaret! Guarda un po' chi sta arrivando! Manfred è l'essere più perfido che abbia mai incontrato. Cerca di ignorarlo, Ten. È esattamente la tattica che intendo seguire. Oh mio Dio, femminucce! Perché non risparmiate la tassa di iscrizione e andate a comprarvi delle calze di seta? Non vincerai, boccaccia, perché questa volta in gara ci sono anch'io! Che ti succede, madame? Ti ho offesa, forse? Beh, allora accetta un consiglio, sfogati! Ti farà sentire molto meglio, vedrai! Perbacco, che femmina! Non ho mai incontrato una donna come te in tutta la mia vita. Un autentico tornado. Puoi ben dirlo forte, amico. Sei tu la donna che ho atteso per tanto tempo. Lascia che ti accompagni al tuo aereo, angelo mio, luce dei miei occhi. E quale di questi velivoli trasporterà il mio cuore lassù nel cielo? Siamo riusciti ad ottenere un aereo speciale per questa gara. Pensi di riuscire a pilotarlo, Ten? Il Sea-Doc? Ma dimmi, come hai fatto ad averlo, Mary, cara? Io mi chiamo Mary Lamb. È stata una vecchia amica a darcelo. Non è ora che tu accenda i motori? Già fatto, tesoro mio. Allora, ecco le istruzioni. Non vuoi salutare il tuo navigatore? È una mia vecchia amica, la signora Rebecca Cunningham. Salve, Ten. Che ne dici di mostrare a questi ragazzi come si vince una gara? Dopo un decollo del genere possono anche incidere i nostri nomi sopra il trofeo. Spero tu abbia ragione, Ten. La mia compagnia ha bisogno di pubblicità. Per questo sono qui. Anch'io partecipo alla gara per dimostrare qualcosa. Perfetto, ma arriveremo ultimi se non decifriamo queste istruzioni. Da questo posto prendi la cosa che rende la mattina meno faticosa.
Io non riesco a pensare a niente che renda la mattina meno faticosa. Infatti, non riesco proprio a pensare finché non prendo una tazza di caffè. Il caffè? Esatto! E il luogo dove è più probabile trovare il caffè è l'isola di Krakirtoa, a est di Giava. Quello deve essere il primo posto di controllo. Appena atterriamo ci dividiamo e cominciamo la ricerca. Ricordati, pensa al caffè. Penso al caffè, sì, ma come faccio a pensare? Questo busto non mi fa arrivare il sangue al cervello. Lascia che ti aiuti, mio splendido fiore. Cosa? Ah, mano fredda, che diavoletta ci fai qui? Ero in attesa, nella speranza di passare qualche minuto con te. Ehi, questa è una gara, è meglio che tu ti muova subito, se non vuoi arrivare per ultimo. Oh no, non posso perdere, ho programmato ogni cosa. Arriveremo insieme alla fine della gara e insieme continueremo la nostra vita. Oh, noi? Come? Voglio dire, come fai a essere sicuro che arriveremo pari? Oh, ho un segreto. Oh! Non sei l'unico, fratello. Io ho sempre rubato le risposte, così ogni volta arrivavo primo. Ma in questa occasione ho aspettato te. Sei un maledetto baro. Ti stai raffreddando, nasino amoroso. Adesso ascoltami, perché non ho intenzione di ripetermi. Te, Margaret, vuoi essere mia moglie? Non potrei mai sposare uno che bara. Ah, sei una di quelle donne all'antica, non è vero? Ah, l'ho sempre sognata. Io ti capisco, sai, non c'è bisogno che tu mi maltratti. Ah, se lo preferisci, fallo tu. Ted, guarda cosa ho trovato. Una pianta di caffè. Abbiamo trovato il primo oggetto. Non avevo una sega per tagliarla, così ho usato la mia limetta per le unghie. Presto, Rebecca, andiamocene da qui. Oh, nessuna donna potrà mai fare fesso, mano fredda, è chiaro? Oh, lascerò che raccolgano tutti gli oggetti, dopodiché gli farò vedere chi sono veramente. Allora, qual è l'ultima istruzione? Non perdere tempo quando atterri sulla mobile sabbia che non afferri. Mobile. Sabbia, sabbie mobili, ecco la soluzione. Sei bravissima, Becky. E io conosco l'unica spiaggia su cui c'è quella sabbia, la Riviera di Geraldo. Le istruzioni dicevano di non perdere tempo. Dobbiamo prendere quell'orologio. Accidenti, non riesco. Non ci arrivo. Temo che le tue calze di seta non riusciranno a rendermi molto più lunga, Rebecca cara. E invece ti aiuteranno. Se le usi bene, ce la farai a prendere quell'orologio. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Quella donna ha rifiutato il mio amore. Bene, se non potrò averla io, non l'avrà nessuno. Ormai la vittoria è nostra! Cosa stai cercando? Abbiamo raccolto tutto, no? Mi è caduto un orecchino proprio qui dentro. Lascia, lo cercheremo dopo che avremo vinto! Andiamo! Beh, mi sembra che tu abbia ottenuto la pubblicità che cercavi. E tu, Margaret, hai ottenuto un ammiratore? No, non lo incoraggiare. Così tu non potrai mai più dimenticarmi. Certo che potrò. A me sembra che quel tipo sia pazzo di te. Pazzo dalle gare, vuoi dire? Ha fatto uno scherzo al mio bambino! Stiamo precipitando! Ah!
magnete! Ha messo fuori uso gli strumenti! L'aereo è fuori controllo! Non è il momento di fare le pulizie di Pasqua! Io credo di sì, invece! Rebecca! No! Dan! Ci sono riuscita! Il mio senso degli affari sta diventando pericoloso. Oh no! D'accordo, che farebbe nella mia situazione un bravo manager? Precipiterebbe! Rebecca! Giro della morte all'indietro di Baloo. Conosco una sola persona in grado di pilotare in questo modo. Dici davvero? E resti tra noi, ma sono proprio contenta che ci sia qualcun altro bravo almeno quanto quel perditempo. Sai che ti dico? Forse è proprio un po' di competizione la cosa che ci vuole per smuovere quel pigrone dal suo letargo. Competizione, già! Oh mio Dio, siamo in gara! Dobbiamo sbrigarci! È ora che mi avvia alla linea del traguardo. Non voglio dare troppo nell'occhio. Oh. Devo avere un miraggio. Li avevo visti precipitare. Nessuno riuscirà mai a battermi. Mi dispiace, tesorino. Prima le donne. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Le mie congratulazioni a tutti e due. Ehi! Chiedo scusa, vostra giustizia. Non bisognerebbe prima controllare la loro merce? Ma ci mancherebbe altro, hai assolutamente ragione. Avete preso tutti gli oggetti, vero? Naturalmente, venga a vedere. Beh, dove sarebbero? Ah! Vostra giustizia! Era tutto nella cassa! Oh, che peccato! Beh, vorrà dire che adesso tocca a me. Guardi un po' qua, giudice. Sarà meglio che sposti l'aeroplano nella zona della premiazione. Non so come abbia fatto, ma ci ha rubato la nostra roba. Non ti preoccupare, Ted, non la passerà liscia. Certo che no! Quelle donnicciole non potranno mai essere alla mia altezza. Non te l'ha mai detto la mamma che gli imbroglioni finiscono? Male! Sapevo! Yuhu! Direttore di gara, venga qui! Manofredda le ha preparato una sorpresa, ha riportato la nostra roba! Ammettilo! Sei un imbroglione e un ladro! Non è vero! Ho vinto questa gara in modo onesto e corretto! Lascia perdere, Ten! Noi vinceremo questa gara da veri signori, usando il cervello!
Se fosse vero che tutti questi oggetti sono di mano fredda, cosa se ne fa uno come lui di una limetta per unghie? Beh, guarda, non sapevo che mano fredda portasse gli orecchini e neppure che usasse le calze di seta. No, aspettate, posso spiegarvi? Ho le vene varicose e mi piace molto l'oro. Ero così contenta di aver ritrovato l'orecchino che avevo perso che non ho sentito cosa ha detto mano fredda. Tu lo sapevi? Lo sapevi che si sarebbe smascherato? Ho capito che era fatta quando tra la roba ho visto le calze.